niente, io personalmente ho fatto un esposto anni fa, dicevo anche a lui, alla Procura della Repubblica, ai vigili urbani, alla polizia, per avere controlli, illuminazione, qualche cosa che garantisse un po' di sicurezza. Mai risposta? No, no. Neanche dal comune nessuna risposta? Oh, per carità, dal comune, ma no, no. Avete fatto anche petizioni? Mi stava dicendo un altro vicino. Io petizione non lo so, non me l'hanno detto. Io questo l'ho fatto di mio perché visto che tanto nessuno se ne importava niente. Però è una strada pericolosa. Molto, molto, perché vede, è stretta, sono tutte curve, anche leggermente paraboliche. C'è poco traffico, per cui molte persone pensano di poter essere veloci, perché non c'è traffico, dai, andiamo. I pullman, non le dico niente, i camion, passano dei camion che dove andranno non si capisce. Se ne incontrano due, che succede? Ma anche delle volte se prendono male la curva, e magari per rimettersi in carreggiata si tirano, insomma, è pericoloso. Ecco. Lei conosceva la signora Gabriella? Di vista, la vedevo sempre, che lei veniva sempre qui a prendere il tram, poi era una signora che si notava un pochino, e quindi di vista sì, persona tranquilla, non è che si mettesse a ballare in mezzo alla strada, lei veniva col tram, però era tutta calma, camminava bene. Mo che c'è uscito il morto, forse qualcosa farà. Qualcosa lei ha sentito ieri sera? Io l'ho vista, okay. Io l'ho vista perché mio figlio si è trovato ad uscire proprio nel momento in cui la coprivano, mi ha telefonato e sono venuta a vedere, c'era un gran traffico di ambulanze, poliziotti, non so chi, e anche lì l'hanno scoperto un attimo, povera signora. La conoscevo da molti anni, addirittura da 30-40 anni, conosco pure il marito perché siamo stati colleghi in ospedale, lui lavorava in ospedale e io pure. La moglie era una brava donna che faceva le faccende di casa. Veniva qua spesso, sempre, ogni giorno, mattina e pomeriggio, a prendere il tram per andare in città. A volte andava a piedi, mi ricordo. Però ultimamente era messa un po' male, nel senso che era tutta dimagrita, non so se stava bene. Io non mi sono mai permesso di chiedergli perché e per quale motivo. Ci salutavamo sempre, ciao Franco, ciao Gabriele, e finiva là, capito? Aveva figli? Avendo l'orto qua sotto, io vengo ogni giorno qua e quindi ci incontravamo, uh-huh. E vedevo lei che prendeva il tram, scendeva, attraversava la strada e andava su. È una persona un po' schiva? Eh? Era una persona un po' schiva, un po' sulle sue, oppure era una persona che... No, una persona socievole. Okay. Poverina, a suo tempo era molto più socievole, però ultimamente... Negli ultimi anni l'ho vista un po' dimagrita, non so se stava bene o se stava male, questo non lo posso dire. Allora il pullman viene qui, il tram viene qui, sì, fa sì, scendere le persone? Sì, gira qui in questa piazzuola, la gente sale e ritorna a Teramo. Però l'illuminazione non c'è, non c'è neanche un marciapiede. No, l'illuminazione qua non ci sta niente, zero. C'è questo di queste case qui, di queste ville, che però non credo che arrivano su questa curva a gomito, capito?